Ragazzi, ciao ragazzi e benvenuti in questa pulizia del viso fatta in casa. Guardate qua, già ho preparato l'acqua calda per fare dei fantastici vapori con voi. So che questi video vi piacciono un sacco e io sono tornata dalle vacanze, il viaggio, le mangiate mi hanno stressato tantissimo la pelle. Sicuramente anche voi avrete notato che la pelle è molto più impura ma anche secca, quindi ha bisogno di nutrimento, idratazione e purificazione. Quindi dobbiamo eliminare tutte i punti neri, i pori dilatati, i brufoletti, tutte insomma le schifezzine dal viso. Quindi ci siamo ragazzi, mettetevi un bel like, mi raccomando, tanti like se vi piacciono questi video casalinghi di pulizia del viso, ricettine, appunto come migliorare la pelle. Ho intenzione di farvelo un altro anche sui capelli, quindi se volete anche un trattamento di bellezza per i capelli lasciate tanti like, così ve ne faccio subito uno anche per i capelli. Ok, iniziamo subito. Ovviamente tutti i prodotti che vi faccio vedere, lo sapete, li trovate su il mio shop online caritashop.com e vi metto per semplicità anche la lista di tutti i prodotti nel box informazione sotto, quindi con tutti i link basta che ci cliccate sopra e subito accedete al sito. Ok, iniziamo subito. Prendete una bacinella con dell'acqua calda bollente e appunto la mettete davanti a voi, ci mettete dentro gli oli essenziali. Con gli essenziali io ho scelto quello di rosmarino, che è un olio essenziale molto purificante, appunto serve per la pelle grassa, quindi va a eliminare brufoletti, impurità, è veramente ottimo. E anche quello di cipresso. L'olio essenziale di cipresso ha due funzioni, quindi se lo comprate potete utilizzarlo in due modi: per il viso, per quanto riguarda appunto sempre la purificazione della pelle perché elimina tutti i punti neri, brufoletti, pori dilatati, tutto, è molto molto purificante. Lo potete utilizzare anche nello shampoo, quindi per i capelli grassi, e anche come anticellulite. Ad esempio in un olio vegetale mettete l'olio essenziale di cipresso e vi fate un olio veramente super super anticellulite, quindi ha varie funzioni. Anche quello di rosmarino è molto tonificante anche per la pelle, quindi se li comprate li potete utilizzare veramente in svariati modi. Ok, vado a mettere l'olio essenziale di rosmarino qui nella ciotolina, 1, 2, 3, 4, 5, ok, e anche quello di cipresso lo mettiamo 5 gocce. Allora ragazzi, questi oli essenziali sono ottimi anche per purificare i vostri polmoni o comunque la respirazione, quindi dato che in questo periodo, infatti poi metto la fascetta, dato che in questo periodo dell'anno sicuramente siete raffreddate come me, fate anche questa cosa di fare anche dei vapori che servono per migliorare, appunto eliminare un po', liberare i bronchi eccetera. Quindi dov'è questo? Ok, ragazzi, adesso si fa così, si prende uno strofinaccio, si mette la faccia sui vapori e state così per un po' di tempo. Adoro, la cosa più bella del mondo, non puoi capire. Ragazzi, adesso dovete stare così in questa posizione per circa 5 minuti, non tantissimo, non occorre stare tantissimo, ma vi giuro che è la cosa più rilassante e bella del mondo, perché è caldo e quindi vi riscaldate. Poi, oltre a purificare la pelle, questo vi fa effetto terme, quindi si purificano tutti i pori. Vi serve tantissimo anche per il raffreddore, per pulire appunto tutta la via respiratoria, quindi anche se siete un po' raffreddate, avete un po' di tosse, è utilissimo. Io respiro a pieni polmoni e mi rilasso sia con la bocca che col naso, vai. Ragazze, guardate, adesso vi dovete trovare in questa situazione dove avete appunto la pelle che ha trasudato tutte le impurità e si sono aperti tutti i pori, quindi potete a questo punto procedere con la vostra pulizia del viso super purificante. Innanzitutto laviamo il viso col detergente viso. Questo detergente viso è ottimo perché non secca la pelle, quindi pulisce a fondo, quindi vi mantiene la pelle molto pulita e soprattutto non la secca, quindi non mi sentite tirare il viso. Io lo utilizzo mattina e sera sempre per lavare il viso, ve lo straconsiglio perché ha degli ingredienti che sono molto purificanti e idratanti. Quindi ne prendo una piccola quantità, vi faccio vedere, e stesso con quest'acqua qui, che comunque contiene gli oli essenziali eccetera, io mi vado a lavare il viso. Ecco qua, insistete soprattutto, poi è un profumo buonissimo ragazze, dove avete le impurità. Ok,
quindi io ad esempio qua lavo un po' di più. Comunque mi piace un sacco questo detergente perché è molto delicato. Io non amo i detergenti aggressivi e quindi, poiché ho la pelle un po' secca in questo periodo, ok. A questo punto, ragazze, un passo fondamentale è quello di esfoliare la pelle. Adesso vi faccio vedere come esfoliare la pelle in un modo alternativo, ovvero invece del solito scrub vi faccio esfoliare la pelle con una maschera. Questa maschera è veramente fantastica perché è una maschera glicolica, unica nel suo genere, perché va a rimuovere tutte le impurità dal viso e tutte le particelle morte, purifica la pelle a fondo, quindi tutte le cellule morte, tutto, e in più elimina anche il grigiore, il colorito spento, quindi dà tantissima luminosità al viso, elimina impurità, imperfezioni, illumina il viso ed elimina anche le rughettine, ringiovanisce anche il viso. Appunto, l'acido glicolico è veramente un ingrediente miracoloso e unico appunto nel suo genere. Quindi faccio questa maschera, vado ad applicarla, vedete, è tipo un gel, è veramente fantastica, ragazzi, vi giuro. Questa qua non va fatta spessissimo, infatti io all'alterno anche altre maschere, dopo ve le farò vedere anche un'altra, ma quando la fate vi accorgerete veramente veramente che è una maschera speciale, perché la pelle vi migliora un sacco. Allora, la prima volta che la fate sentirete che il viso vi pizzica un poco, non vi preoccupate, è tutto naturale perché appunto una maschera all'acido glicolico. E infatti a me già adesso io sento un leggerissimo pizzicore, ma molto di meno perché già l'ho fatta altre volte, quindi solo la prima volta vi pizzica un po' di più e magari se vi pizzica tantissimo la rimuovete, se no la lasciate. Comunque per agire ha bisogno veramente di pochi minuti, 5 minuti agisce, e veramente è qualcosa di fenomenale, provatela ragazze, è veramente ottima. Adesso vado a rimuovere la maschera con l'acqua, l'ho cambiata e l'ho messa più fredda e pulita, e vado a rimuovere con una spugnettina, semplicemente in questo modo vado a rimuovere la maschera e vedrete da subito la pelle molto più luminosa e pulita. Veramente il risultato è fantastico. Adesso ragazze vado a preparare la seconda maschera. Questa qua è molto molto indicata per i punti neri, poiché in questo periodo ho un po' di punti neri, un po' di impurità. Vi vado a consigliare questa maschera che è veramente miracolosa contro i punti neri e appunto a base di Gassul. Questa qua appunto la vendiamo su caritashop.com tantissimo, perché costa anche poco e dura tantissimo, perché questa qua è Gassul in polvere, che si può utilizzare anche per i capelli, si può utilizzare per varie cose, e una delle proprietà è quella proprio di purificare la pelle. Infatti c'è scritto che il Gassul è il segreto della pelle bella e pulita, che purifica la pelle, assorbe l'eccesso di sebo lasciando una sensazione di freschezza e pulizia, quindi pulisce proprio i punti neri. Quando la fate vi toglie tutti i punti neri, le imperfezioni, le impurità, è ottima. Va a mettere in questa ciotolina con un cucchiaino di legno, vado a mettere appunto due cucchiaini di Gassul qui dentro. Intanto mi chiedevate sempre questa cosa di vedere come si preparava, quindi sono contenta di aver fatto questo video anche per mostrarvi questa cosa. È molto semplice, in realtà basta unire appunto l'acqua, potrebbe essere fatta anche con l'olio, però sinceramente io preferisco l'acqua perché è molto più purificante, magari l'olio lo utilizziamo dopo. Ragazze, vedete, questa è la consistenza che deve avere la maschera, vedete? Proprio come una pappetta, e va appunto applicata sul viso. Mettetelo soprattutto dove avete i punti neri, quindi soprattutto sul naso, fronte, mento, qua sotto di solito. Ok ragazzi, adesso vedete che si è seccata tutta la maschera, vedete? Allora vado a rimuoverla con la spugnettina, vado a bagnare, mi raccomando bagnate sempre prima, non rimuovete direttamente, se no si può danneggiare la pelle, quindi andate a ribagnare e a rimuoverla in questo modo. Ecco qua, voi comunque non la fate proprio seccare tantissimissimo perché non c'è bisogno, vi potrebbe comunque irritare, quindi vi do questo consiglio.
bagnate e rimuovete. Ecco qua, così. Ragazze, ho tolto la maschera e vi giuro non ho più un punto nero. Credetemi, è qualcosa di fenomenale. Una pelle così bella, luminosa, merito anche dell'altra maschera. Quindi due maschere, ma non finisce qua. Una terza maschera, proprio perché ho bisogno veramente di idratare il viso e anche perché ve la voglio far vedere. Questa è una maschera in tessuto, particolarissima, troppo troppo carina, appunto la maschera effetto tensore in tessuto, che serve proprio per illuminare la pelle e rimpolparla, perché appunto un biocomplesso illuminante, rimpolpante, tamarindo, argan, acido ialuronico, floretinolo e melagrana. È veramente favolosa e praticamente tutta imbindita di prodotto. Vedete, voi quando la prelevate dalla busta assorbite bene tutto il prodotto, che a volte tende a cadere, ok, in questo modo. Poi l'aprite, e l'applicate. Ecco qua. Io faccio questo voi, quello che resto qua. Veramente vi fa benissimo, vi rilassate, vi penetra un sacco e quando la togliete la pelle è veramente molto rimpolpata, molto i zigomi alzati, molto luminosa, veramente un effetto tensore e nutriente immediato. Appunto, vi ho detto, contiene collagene, acido ialuronico, è favolosa. Ragazzi, ho tolto la maschera, vi giuro, ho un viso così tonificato, rimpolpato, bellissimo. Adesso vado a massaggiare un po' così per far penetrare il prodotto e poi faccio una cosa veramente che vi straconsiglio. Con l'idrolato di geranio, questi idrolati costano pochissimo, li trovate appunto nella sezione tonici di caritashop.com, perché possono essere utilizzati anche come tonici tutti i giorni e servono tantissimo per purificare la pelle. Ad esempio questo di geranio, a parte che è un profumo buonissimo, è poi molto tonificante e purificante, quindi io la vado a passare su tutto il viso così picchiettando. Mi piace un sacco il profumo perché è molto molto naturale, adoro, bellissimo. E poi con l'olio di albicocca. L'olio di albicocca è un olio molto purificante, ha facile assorbimento, quindi viene utilizzato anche per la pelle mista e impura e ha spiccate proprietà appunto tonificanti, purificanti, illuminanti per il viso. È veramente favoloso. Io vi consiglio di utilizzare l'olio soprattutto quando avete la pelle secca in questo periodo dell'anno d'inverno, qualche goccina anche la sera prima di andare a dormire, e oppure quando vi fate la pulizia del viso come sto facendo io, vi fate un massaggio, perché veramente penetra tantissimo nel viso e va a eliminare anche le rughettine, rende il viso più splendente, è veramente favoloso. Quindi faccio un massaggio rilassante. Ok ragazzi, a questo punto vado ad applicare il siero. Le cose che vi faccio vedere adesso sono cose che faccio sempre ogni giorno, quindi il siero, la crema viso, la crema contorno occhi, e veramente queste sono tra i miei preferiti in assoluto. Questo è un siero viso anti-age concentrato all'acido ialuronico, anti-age illuminante, è veramente ottimo ragazze, io lo adoro. Poi mi piace tantissimo il pack perché è molto molto pratico, vedete, è proprio un siero di acido ialuronico arricchito con altre sostanze anti-age illuminanti. Lo vado ad applicare su tutto il viso e anche sul contorno occhi. Ok, è favoloso ragazze, ha un effetto super super illuminante. Il siero è ottimo da utilizzare prima della crema perché contiene tantissime sostanze, soprattutto questo qua, ed è molto molto concentrato e soprattutto non ha oli, quindi non vi ingrassa la pelle. Quindi se volete qualcosa di rapido, a rapido assorbimento, mettete un siero, è veramente fantastico. E poi completo con la crema anti-age. Questa è una crema anti-rughe con acido ialuronico, rosa moscheta, estratto di tè verde e rosa canina. È veramente favolosa questa crema, a me piace un sacco. Spesso voi mi chiedete, Carita, mi consigli una crema viso anti-age comunque che non mi vada a appesantire il viso, quindi che non sia difficile da assorbirsi oppure troppo untuosa. Questa è quella che va, fa al caso vostro, perché è una crema che si assorbe in fretta. Io la metto anche sullo collo e ha un profumo buonissimo, veramente molto nutriente, però comunque non unge la pelle, quindi è favolosa.
Quindi faccio un altro massaggio con questa crema. Ok. E dopo questa routine avrete una pelle stupenda, adoro. Ragazzi, ovviamente non può mancare il contorno occhi. Il contorno occhi è consigliato sempre a tutte le età, soprattutto questo qua alla bava di lumaca, è veramente uno dei miei preferiti in assoluto, anche questo perché si assorbe in fretta. Contiene bava di lumaca, che è ottima contro le rughettine, appunto sia le occhiaie, questo elimina tutte occhiaie, rughette, occhi scuri, illumina tantissimo lo sguardo, a me piace un sacchissimo, quando lo metto mi riempie tutte le rughette e mi alza moltissimo lo sguardo, ragazzi, è veramente fenomenale. Poi vedete, già si è assorbito, quindi tac 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 e si assorbe, faccio così anche un po' sulle ciglia per idratarle. Ragazzi, questo viene anche nel cofanetto, cioè su caritashop.com lo potete acquistare o singolo oppure nel kit, questo è il kit pelle perfetta alla bava di lumaca, che contiene anche il gel alla bava di lumaca, che è ottimo anche per schiarire le macchie ed eliminare appunto i segni, le imperfezioni dal viso. Con il mio bellissimo balsamo labbra alla canapa, ragazzi, è fantastico. E la cosa che mi piace di questo balsamo labbra, vedete, è tipo un gel trasparente che adoro. Ho scoperto che praticamente dicevo, ma che cos'è questo odore bellissimo, questo sapore bellissimo, un balsamo labbra volumizzante, nutriente, che mi piace un sacco. Ragazzi, odora di cannella, è favoloso, vi giuro, sembra di mangiare un dolce alla cannella, cannella, vaniglia, è buonissimo. Comunque, da quando ho scoperto questa cosa, solo questo, tipo, me lo vorrei mangiare, vabbè, adoro. Termino, ragazzi, con questa. Questa è un'acqua attiva, rimineralizzante e purificante, che la potete utilizzare, ve la potete portare anche dietro, la utilizzate magari durante il giorno per rinfrescare il viso, sapete, se dovete stare tanto tempo fuori o comunque alla sera per darvi una svegliata anche al mattino, e ha spiccate proprietà purificanti, quindi io la vado a spruzzare così. Shup! Ecco fatto. Ragazzi, adesso vi giuro, ho una pelle fantastica e vi ringrazio perché quando mi fate queste richieste mi metto qua e mi prendo un'oretta per me, mi coccolo e sono tanto felice perché dopo veramente ho una pelle fantastica, quindi ringrazio io voi, mi raccomando, lasciatemi tanti like a questo video, tanti bei commentini, li leggo tutti, vi aspetto su caritashop.com con i vostri acquisti, mi raccomando, fatemi sapere se volete anche il video su una bella routine per i capelli, che vorrei tanto farlo appunto per prendermi cura dei miei capelli. Mando un bacio grande, mua! Ciao! Essenziali... Questa acqua non è bollente perché ha mandato uno stronzo, quindi praticamente sto perdendo tempo in questo momento. Affanculo. Stacca, stacca. Che me lo devo fare davvero, non faccio le funzioni. Di canapa. Non che cade tutto. Termina. Dovrebbe. Ok, basta, super veloce, devo concludere. Tremo fame. Tremo fame. Termino, ragazzi, con questa, l'acqua costituzionale. L'acqua che è ottima. Che ottima.